Patrizio Arrighi, ceramista, ma non è solo ceramista, il problema poi è Io sono un quello. designer fondamentalmente. Beh, insomma, un designer che però fa roba d'arte. La roba me la fanno in bottega, io gliela disegno. Quindi io la penso. Non è vero, perché ci metto le mani anche io, ma anche parlando di questi oggetti costi, anche sulla pelle, sono andato a cercare chi me la faceva, ho provato a cucirla, ma questo è perché è un taglio mentale mio, non mi garba metterci Le mani. le mani dentro. Sono uno dei poi sa ancora cavare il vetro, si dice cavare, e soffiare, perché a tempi, tanti anni fa, prima di disegnare, alla Cive, una fabbrica famosa, il Bagnoli, presidente, mi fece prima impara a cavare, e poi si vede se tu sai, se tu sai E questo disegnare. poi ti è servito, immagino, anche Mi è nel. servito anche perché non riesco a progettare oggetti che siano infattibili, perché lavorandoli con le mani, ma anche nel settore dei mobili, nel settore ceramica o della plastica, io ho spaziato in tanti settori, è per questo che riesco, non riesco, mi viene spontaneo inserire le varie tecnologie insieme che ti creano dei prodotti diversi. L'unione di questi pezzi così uniti tramite la pelle, perché è un materiale morbido, mi permette di muoverlo, se avessi utilizzato un materiale rigido come altra ceramica o ferro avrei avuto tutti oggetti scheggiati. Il concetto di questo è anche l'aggregazione, la polifunzionalità di un oggetto. Non è solamente un sistema messo insieme così, può essere l'idea, che ne so, la base per una apericena, unire più ciotole o più contenitori, può essere anche un sistema che cresce volta a volta con la possibilità di elementi decorativi. Uno può andare avanti, è un embrione, una partenza. Si può Si può. dire che è teatrale come uso o la sto forzando troppo? Allora, l'uso può essere teatrale, è spettacolare perché ora qui, volutamente, all'ultimo momento ho preso due colori, tre colori in fondo sono, però si può lavorare anche sui cromatismi, si può lavorare, qualsiasi materiale ha possibilità enormi di ampliamento, sia cromatico che non solo formale, anche semplicemente cromatico, anche cambiando semplicemente il colore o gli abbinamenti cambia completamente l'oggetto. Tu hai fatto un sacco di cose, hai lavorato con Bruno Munari, hai fatto. Stato allievo di Bruno Munari. Stato allievo di Munari, ho lavorato il metallo, la resina, ho lavorato in architettura, ho fatto ristrutturazioni, ma è tutto un bagaglio di conoscenze che dopo messe insieme danno adito a certe interazioni. Ora va tanto di moda la parola contaminazione. Sì, sorrido perché la moda a me non piace, però Va di problema moda mio. contaminazione o via dicendo, ma in fondo, signori, la vecchia bottega artigianale del Rinascimento era un insieme di conoscenze. Dentro c'era sì il pittore, ma c'era anche l'orafo, c'era lo scultore, c'era il muratore, c'era. Era tutto un insieme, ognuno era specializzato. Il maestro non è che facesse tutto lui, il maestro dirigeva, è come in teatro il regista. Chiaro. Non è che reciti parlando di teatro. Ecco, la ceramica rispetto a tutti i materiali che hai, diciamo, maneggiato, cosa. La ceramica ha delle potenzialità notevoli, essendo forse il materiale più vecchio, più antico, è il materiale più antico che si presta a essere magliato, lavorato con le mani, ha delle potenzialità notevoli. Bisognerebbe cominciare a osservarla, secondo il mio punto di vista, da un'ottica diversa. Uscire da, dopo questa pandemia, che sta, come posso dire, Cambiando tutto. cambiando tutto, cominciare a guardare anche le cose in maniera diversa, non più, noi abbiamo una visione simmetrica. Proviamo a lavorare sulla simmetria, cambia completamente, sulle geometrie. È un discorso serio, va studiato. Non è detto che la forma debba essere sempre così, può essere anche spostata. Può avere, negli anni, ora faccio una parentesi breve, negli anni 70-80, forma e funzione era lo slogan, il motto. Non è detto. Negli anni 90 è stata più la forma, 90-2000 più la forma. Ora
Potrebbe esserci anche un'altra cosa, potrebbe esserci anche le sensazioni, mantenendo sempre l'uso, ma comunicare anche le sensazioni. Noi i sentimenti in questo periodo di pandemia si sono un po' dilatati, sono rimasti legati al cellulare, se voglio vedere qualcuno. Ecco, ritrovarlo anche negli oggetti. Lo so che è un discorso complesso, no, però si può fare. È come tutte le cose, poi diventa pratico. Sì, se uno ha... Ma si può fare. Un senso che io dico sempre che non viene utilizzato è il tatto. Il tatto, trasportarlo in ceramica con varie testure, è una cosa bellissima. In fondo, dico sempre, io certi oggetti, non è solamente il vaso, parliamo della stoviglia. O mi viene a mente a me la tazzina da caffè, il manico. Cosa stupida. Potrei avere un manico, ma ti parlo sia a ruota libera, eh. Certo. Un manico adeguato a ogni tipo di caffè, il caffè forte e il manico ruvido, il caffè finito con i punti, un caffè medio finito il manico con tutte le onde, allora senti questo movimento. Ti sto dicendo per sviluppare un... Sì, sì, un'idea, diciamo. È un'idea, però ci vuole anche il coraggio di portarle avanti, perché l'idea buttata così è un conto, dopo vanno fatti prototipi, va studiato, va analizzato, testato. È un lavoro, è un lavoro che ti può dare adito a sviluppi in tante altre cose. Che è quello che stai facendo, immagino. Io è quello che ho sempre fatto. Ho sempre trovato delle grosse difficoltà nelle dita perché sono legate alla tradizione, perché gli dà il momento di sicurezza, di comfort. Hai visto quando si va alle riunioni? Ci si alza e poi si va e ritorna tutti nella stessa sedia. Alle riunioni, ai meeting, dove sarebbe meglio cambiare, almeno conosci un'altra persona, ti aumenta le possibilità. Però se a tutti paura ci si crea il nostro angolo di comfort. E così le ditte rimangono nella loro visione, dice, ma noi si è sempre fatto così. Ma non è mica detto, quello andava bene nel 2019, nel 2021, va più bene. C'è stata la pandemia di mezzo, ma non è la pandemia, è cambiato il mondo. Non è facile comunicarlo, eh. Non tutte le persone sono... è piuttosto dura. Io continuo per la mia strada, vado con le mie ricerche, sono affascinato da tante cose, dipingo anche, per cui... Oh. Mi sembra riuscito. È un inizio, potrebbe essere anche un inizio, ma non ripetendo codesto, lavorando anche proprio sulle geometrie, cosa che noi si è abbandonato. C'è tutto un mondo da scoprire, bisogna lavorarci.